La multinazionale GKN chiude la fabbrica di Campi Bisenzio ed avvia la procedura per 422 licenziamenti. Lunghe code e caos stamani in città a causa dei lavori sull'autostrada del Sole. 200 persone scendono in piazza San Giorgio a Colonica per chiedere il mantenimento della prima elementare. Dopo quasi un mese di stop, da domani riaprono le prenotazioni per i vaccini, prime date utili tra un mese. Italia e Inghilterra per la serata di domenica, la prefettura rafforza il dispositivo di sicurezza. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro TG. La GKN chiude la fabbrica di Campi Bisenzio ed avvia la procedura di licenziamento per 422 dipendenti. Tra di loro ci sono molti pretesi. La GKN, azienda che produce componenti meccanici per i motori delle auto, chiude il proprio stabilimento di Campi Bisenzio e ha aperto la procedura di licenziamento collettivo per tutti i 422 dipendenti della fabbrica. La multinazionale, di proprietà di un fondo inglese acquisita dal 2018 da Melrose, ha comunicato la notizia stamani ai sindacati via posta elettronica certificata, senza nessun preavviso, nemmeno alla Confindustria. La decisione arriva pochi giorni dopo il 1 luglio, quando in Italia è venuto meno il blocco dei licenziamenti nella maggior parte dei settori manifatturieri, escluso il tessile moda, compreso quello dell'industria meccanica. Tra gli addetti della GKN ci sono anche molti operai pretesi. Proprio questa mattina l'azienda aveva messo tutti i lavoratori in permesso annuo retribuito per le ferie estive e in fabbrica non c'era nessuno. Siamo 422 dipendenti a essere licenziati in tronco dalla sera alla mattina, anzi da un'ora a un'altra, perché in effetti l'ultimo turno di lavoro si è chiuso alle 6 di questa mattina, turno notturno. Ricordiamo che questa fabbrica ha lavoro, quindi non si vedono motivazioni produttive per quanto riguarda l'apertura di questa procedura di licenziamento, la chiusura cioè della fabbrica. Qui c'è un problema serio perché questo stabilimento, oltretutto uno stabilimento storico nella piana di Firenze, che ha sempre portato enormi fatturati, si appartiene anche a un'industria 4.0, sono stati fatti degli investimenti da milioni di euro, ci sono delle celle ancora da montare e tutto quanto, ci si ritrova così di punto in bianco in mezzo alla strada senza che oltretutto ci venga dato una motivazione. È una situazione inaccettabile a pochi giorni dallo sblocco dei licenziamenti e quindi fa diventare inquietante tutto il quadro. È una situazione che riguarda i 400 e più lavoratori dell'azienda, ma non solo, riguarda la realtà campigiana, ma tutta l'area fiorentina regionale, e poi deve diventare una questione che riguardi il governo nazionale e i tavoli del governo nazionale, in particolar modo in Mise, e su questo ci sarà il massimo impegno da parte dell'amministrazione e delle istituzioni perché i fari siano accesi, ben accesi su questa vicenda inaccettabile. Sul caso intervengono anche il sindaco di Prato e l'assessore allo sviluppo economico Benedetta Squittieri. Queste modalità sono assolutamente inaccettabili, dicono. Chiudere all'improvviso lo stabilimento di Campi Bisenzio con l'avvio della procedura di licenziamento collettivo di centinaia di dipendenti è gravissimo. Biffoni e Squittieri auspicano che quanto prima l'azienda chiarisca quale sarà il futuro dello stabilimento e quello dei suoi dipendenti. Una donna di 76 anni, residente a Prato, Giovanna Giacchetti, è morta in un incidente stradale avvenuto stamattina sul lungomare a Forte dei Marmi. La donna viaggiava a bordo di una 500 e proseguiva sulla direttrice Viareggio Massa, mentre una Ford in senso opposto, guidata da un 22enne di Pietrasanta, è andata fuori controllo. Ha sorpassato un'auto, poi è andata frontalmente contro la 500, che a sua volta è finita su due auto parcheggiate. Anche la Ford ha finito la sua corsa contro altre auto parcheggiate. Per la conducente purtroppo non c'è stato nulla da fare, mentre il 22enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Cisanello a Pisa. Per il conducente della Ford la polizia municipale ha richiesto gli esami tossicologici.
Traffico in tilt stamani in molte zone di Prato a causa dei lavori sulla A1. La situazione è tornata alla normalità soltanto in tarda mattinata dopo ore di caos. Vediamo. Traffico congestionato in città questa mattina a causa di alcuni lavori in corso sulla A1. Sull'autostrada del Sole, in particolare nel tratto tra Calenzano e Barberino, sono stati effettuati lavori che hanno causato a catena una serie di code a partire dalla 11 fino alla viabilità cittadina. In particolare i disagi hanno riguardato la zona est di Prato, ma le ripercussioni stamani si sono sentite in molte parti della città. In media per spostarsi dalla zona nord ad est si impiegava circa un'ora. Lunghi incolonnamenti in viale Leonardo da Vinci in direzione del casello di Prato Est e attorno alle 9.30 il traffico è arrivato a bloccare anche la zona centrale della città, mentre si procedeva a passo d'uomo sulla strada Perfetti Ricasoli, l'alternativa alla 11 per raggiungere Firenze. La polizia municipale è intervenuta per cercare di far scorrere ordinatamente il traffico. Il tratto tra Barberino del Mugello e Calenzano, riaperto alle 7.30, era stato precedentemente chiuso per consentire lavori di manutenzione attivati sulla base degli esiti delle ispezioni programmate, ha spiegato Autostrade in una nota. Anche il sindaco Bifoni, attraverso i social network, ha informato i cittadini dei disagi raccomandando di non prendere l'automobile durante la mattinata se non strettamente necessario. Soltanto nella tarda mattinata la situazione è tornata alla normalità. Prende a calci la porta anteriore dell'autobus rompendo il vetro perché trovato senza biglietto dal controllore. È successo questa mattina alle 6.30 nel corso di un controllo sulla LAM Viola nei pressi di Piazza Ciardi. Un ragazzo di 20 anni con alcuni precedenti e privo del titolo di viaggio nel tentativo di sottrarsi alla redazione del verbale ha dato in escandescenza. I controllori di CAP hanno richiesto l'intervento della polizia che ha identificato il giovane, un cittadino albanese senza permesso di soggiorno. Il ragazzo ha poi ammesso di aver avuto un comportamento inappropriato e si è reso disponibile a risarcire i danni arrecati al mezzo. È stato denunciato e segnalato all'ufficio immigrazione. Niente classe prima alla scuola elementare Valeria Crocini di San Giorgio a Colonica. Ieri sera la protesta dei genitori dei bambini costretti a spostarsi in un'altra zona. Si sono unite a loro altre 200 persone, anche dalla vicina frazione di Santa Maria a Colonica. Guardate. La si è rinnovata noi nel 1934. L'ho fatta tutte qui le scuole. È una questione che interessa le mamme di questo paese, interessa la scuola che non sia tolta la prima classe, in quanto è questo paese in crescita anche per quanto riguardano la presenza delle nuove famiglie. Intanto siamo davanti ad una struttura nuova di zecca, a una scuola rifatta e quindi straordinariamente funzionale. Giovani e meno giovani, associazioni del territorio, parrocchia, nonni e nipoti, la battaglia per avere la classe prima alle elementari di San Giorgio a Colonica ha unito veramente tutti. Il prossimo anno scolastico, infatti, la classe alla primaria Valeria Crocini non sarà formata a causa di un numero insufficiente di alunni. I bambini che secondo Stradario a settembre sarebbero dovuti entrare a San Giorgio saranno costretti a frequentare a Paperino. Le famiglie coinvolte però non ci stanno e sono scese in strada, con loro altre 200 persone delle due frazioni confinanti che si sono eccezionalmente unite per la protesta, San Giorgio e Santa Maria. Essendo un paesino ci affidiamo tantissimo anche ai nonni per la gestione comunque della famiglia. E poi molti genitori hanno sia un bambino nella scuola elementare di San Giorgio e poi mandando l'altro a Paperino la gestione anche degli orari non è comunque possibile, visto che comunque i genitori ora lavorano tutti. È vero che Paperino è solo 1,5 km e proprio per questo non capiamo perché laggiù debbano avere 2 classi e qua non ce ne venga garantita neanche una. I genitori chiedono nel secondo anno Covid, in cui la parola d'ordine è distanziamento, di poter comunque formare una classe meno numerosa. Ci sono 9 bambini qua, anche in questo momento di pandemia potrebbe essere una soluzione, in quanto le classi sono molto grandi, i bambini sarebbero solo 9. La scuola è grande.
Presente alla protesta anche il consigliere comunale Claudio Belgiorno, che ha mostrato la mozione presentata in consiglio regionale da Fratelli d'Italia. L'assessore del comune di Prato, Ilaria Santi, ha incontrato i genitori e sta portando avanti un'opera di mediazione negli uffici scolastici regionali. È lì che si gioca la vera battaglia, dato che la Valeria Crocini è una scuola statale. Riapre domani il portale delle prenotazioni per i vaccini, ma l'appuntamento non sarà dato prima del 9 di agosto. Oggi 6 nuovi casi, ma nessun decesso. Da domani riapre il portale online della Regione Toscana per prenotare le vaccinazioni anti-Covid. Lo ha deciso la Task Force regionale per la campagna vaccinale, riunita ieri sera a Palazzo Strozzi Sacrati. Chi non lo ha ancora fatto avrà quindi la possibilità di prenotare il suo turno di vaccinazione, ma non avrà un appuntamento prima del 9 agosto. Già dal 26 luglio verrà però messa a disposizione dei cittadini la prenotazione last minute, ovvero tutte le sere dalle 19 alle 23.59 sarà possibile prenotare i vaccini ancora disponibili nelle 24 ore successive. Si tratta dei posti che si sono liberati per cancellazione o per mancata prenotazione. A coloro che avevano già prenotato prima della chiusura delle agende è garantita la vaccinazione, anche a fronte della diminuzione nella fornitura di dosi da parte del governo. Dopo il piccolo rialzo di ieri, torna a scendere il numero di nuovi positivi al Covid in provincia di Prato. Sono 6 quelli registrati nelle ultime 24 ore. Ancora una volta, fortunatamente, non si segnalano vittime. A livello regionale sono 79 nuovi positivi, mentre si registra un solo decesso, quello di una donna di 67 anni avvenuto a Siena. Stabili le ospedalizzazioni, ricoverati negli ospedali toscani sono 83, di cui 15 in terapia intensiva. L'azienda tecnologica pratese TT Tecnosistemi comunica di aver completato nelle ultime ore l'acquisizione di un'importante società di cyber security. HM, il cui nome sarà modificato in A76. Tecnosistemi, divenuta recentemente società benefit, sta eseguendo una serie di azioni di espansione ed acquisizioni, mirando a diventare benefit corporation entro il 2022. Si tratta per noi di un passaggio importante, spiega il fondatore e amministratore delegato dell'azienda pratese, Riccardo Bruschi. Intendiamo affidare a competenze certificate la gestione e la tutela dei dati dei nostri partner. Le loro informazioni aziendali ed il valore del proprio brand sono le nostre priorità, conclude così Bruschi. Grande partecipazione ieri sera al primo appuntamento del giovedì di luglio, negozi aperti fino alla mezzanotte per uno shopping sotto le stelle. Otto, 15, 22 e 29 luglio, le serate per vivere appieno il nostro meraviglioso centro storico. Un centro storico che si riscopre nella sua magia, nella sua bellezza, con tante, tante iniziative. Ma andiamo a sentire chi stasera, 8 luglio, è venuto qua. Dopo tanto tempo, speriamo che le cose si sistemino e che possiamo ritornare ad essere ancora più spensierati, anche se abbiamo sempre il timore che insomma qualcosa possa accadere e andare male. Ecco, e comunque stiamo attente, mascherina, distanziamento. Beh, è un respiro di normalità, dai, dopo quello che abbiamo passato, penso che ce lo meritiamo, insomma. Un'attività artigianale, la sua, che oggi più che mai riscuote successo con l'apertura di questi giovedì di luglio. Sì, indubbiamente aiuta, perché comunque sia quando ci sono degli eventi il centro storico di Prato comunque si riempie sempre, diciamo, la gente è sempre propensa a uscire quando c'è delle novità o comunque degli eventi, quello è sempre stato positivo. È stato qualcosa o pensa di fare qualche acquisto? Ancora, ora vado a vedere, penso di sì. Che cosa avete acquistato in questa notte di shopping? Un bicchiere per un nostro amico che farà 50 anni. Dopo tanto che non ci vedevamo, noi siamo il gruppo della camminata e quindi tutto l'inverno ci siamo trovate alle cascine a camminare e poi abbiamo detto ci si trova stasera a cena in centro nel giorno che sono aperti i negozi. La risposta dei pratesi sembra eccezionale e noi stavamo proprio appunto dicendo adesso che grazie a questa condivisione di questo progetto i pratesi stazionano nella Piazza Duomo finalmente ed è bellissimo. Siamo stati tanti mesi chiusi in casa e cioè siamo felici di essere fuori, di essere qua. Poi anche loro e i miei amici partiranno per mare, io partirò, lei partirà
e siamo venuti fuori a bere, a divertirci. Anche famiglie con bambini allora? Esatto, sì sì, ho visto parecchi genitori con i bambini, ho anche per l'appunto soltanto i nonni a fare i regali, i pensierini. Dopo un periodo così difficile, serate come queste ci vogliono, comunque per noi è uno svago, ci divertiamo. L'appuntamento torna la prossima settimana con i giovedì del Luglio Pratese. Alla prossima! Che fantastica, fantastica sta fiesta! Che fantastica, fantastica sta fiesta! E sta fiesta è la che descubri il suo amor. E fino a domenica torna la mostra Mercato Parco dell'artigianato al Parco Prato per CNA, un'edizione che ha il sapore di rinascita. Dopo oltre un anno di sospensione forzata degli stand e delle vendite in presenza, riaprono al pubblico anche gli operatori delle mostre mercato. Ecco che stamani è stata inaugurata la prima edizione post pandemia della mostra mercato Parco dell'Artigianato CNA al Parco Prato. Fino all'11 luglio tornano così stand ed espositori che saranno presenti al centro commerciale di Via delle Pleiadi dalle 9 alle 20. Finalmente dopo oltre un anno riusciamo a far ripartire questi mercatini. È un segnale importante per la città, per gli imprenditori, perché finalmente possono ricominciare a vivere, ecco, a pensare a un futuro normale. È una delle categorie che ha sicuramente subito di più questo periodo di pandemia. Sono dovuti stare chiusi, non hanno potuto partecipare. Per loro natura questi piccoli artigiani non hanno solitamente un punto vendita attrezzato dove poter vendere i propri prodotti. Per cui queste occasioni sono occasioni importantissime. Ripartire sicuramente dà fiducia. Speriamo che sia una buona e una lunga ripartenza. Ce l'abbiamo fatta a far ripartire anche questo mercatino. È un segnale importante di ripartenza perché in questo settore ci sono tantissimi piccoli artigiani e produttori che colgono l'occasione di questo tipo di mercato per poi vendere i loro prodotti, e quindi per tutto questo tempo purtroppo a causa delle norme nazionali sono dovuti stare chiusi. C'era un momento di grande difficoltà di questi operatori che con noi hanno avuto ovviamente un rapporto sempre diretto anche grazie all'associazione di categoria che, come dire, hanno coordinato il lavoro e finalmente ce la facciamo a riaprire. Spero che questo sia solo un inizio, tant'è che nelle prossime settimane ricominceranno tantissimi fiere e mercati anche in tutta la città e quindi finalmente tutti gli operatori potranno tornare a lavorare. In esposizione stand dell'artigianato artistico e tradizionale, dalla maglieria alla piccola oggettistica, passando per la pelletteria e prodotti tipici locali e altro ancora. La mostra mercato Parco dell'Artigianato sarà poi presente al Parco Prato ogni secondo fine settimana del mese. È un segno di ripartenza, un momento di normalità finalmente, dopo tutto quello che abbiamo passato con la pandemia, torna un po' di vita normale. La Coop come sempre ha grande attenzione per il territorio, per gli artigiani, questo è un servizio che offriamo alla nostra comunità e quindi è un grande piacere riospitare questi mercati artigianali e quindi rivedere la gente tornare in relazione. Vivi in maniera ecosostenibile e attraverso un'app vinci riduzioni ed omaggi per cinema, mostre e teatri. È il meccanismo alla base del progetto Prato Urban Jungle Green Apis. Vediamo di che cosa si tratta. Prato Urban Jungle e la piattaforma Green Apes premieranno i cittadini virtuosi che si comporteranno in modo ecosostenibile grazie alle riduzioni e a biglietti omaggio che teatri, musei e cinema pratesi hanno messo a disposizione del progetto per diffondere tra la popolazione di ogni età comportamenti virtuosi utili a migliorare la qualità di vita e l'ambiente. Si tratta di un'attività prevista da Prato Urban Jungle, il progetto di cui è capofila il Comune di Prato, finanziato con fondi europei di Urban Innovative Actions, che prevede tra le diverse azioni anche la diffusione di una cultura della ecosostenibilità. L'app è gratuita, ovviamente, si può scaricare dall'App Store o dal Play Store a seconda del modello del telefono ed è possibile iniziare a accumulare punti con una serie di comportamenti. Quindi già dalla fine di maggio i cittadini a Prato possono dimostrare le loro azioni sostenibili come spostamenti a piedi o in bicicletta, azioni di economia circolare, il check-in ai mercati locali, quindi essere presenti fisicamente dove ci sono i prodotti chilometro zero del territorio, e tutti questi comportamenti si possono dimostrare direttamente sull'app e anche collegando le altre app che fanno parte dell'ecosistema della città, come ad esempio l'app Junker, che è un'app sull'economia circolare che è stata lanciata da Alia recentemente, o le app salute del proprio telefono.
Da oggi il circuito virtuoso si estende agli eventi culturali e alla frequentazione di musei e teatri grazie a convenzioni e biglietti omaggio ottenibili anche con le proprie azioni sostenibili in città. Per partecipare è sufficiente scaricare sul proprio telefono l'app Green Apes e selezionare Prato come provincia di residenza. E oggi presentiamo il legame tra l'app e tutte le istituzioni culturali e tutti gli appuntamenti di spettacolo dal vivo in città. Quindi le persone andranno nei musei, da Palazzo Pretorio, al Peccio, al Museo del Tessuto, al Museo di Cesani, oppure a teatro, magari al Teatro Fabbrichino, al Fabbricone, al Teatro Ragazzi, oppure a vedere i concerti della Prato Estate. Utilizzando l'app potranno avere delle agevolazioni di due tipi. O semplicemente entrando gratuitamente o biglietto ridotto qualora abbiano già ottenuto un punteggio sull'app, oppure semplicemente fruendo dell'app avranno delle agevolazioni in futuro. Italia-Inghilterra. Per la serata di domenica la prefettura rafforza il dispositivo di sicurezza per i controlli nelle piazze e contro l'abuso di alcol. Per evitare il ripetersi delle scene di venerdì scorso, quando la festa per la vittoria dell'Italia è tracimata in episodi di guerriglia urbana, domenica prossima sarà rafforzato il dispositivo di sicurezza da parte della prefettura. Lo ha deciso il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Adriana Cogode, che ieri pomeriggio ha definito il quadro generale dei servizi da mettere in campo domenica 11 luglio in occasione della finale dei campionati europei di calcio tra Italia e Inghilterra. Alla riunione in prefettura, a cui erano presenti i rappresentanti delle forze di polizia, del comune e dei vigili del fuoco, è stato deciso di riservare una particolare attenzione ai luoghi in cui è prevista la proiezione della partita su maxischermi per evitare che tale appuntamento possa sfociare in momenti di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica. Saranno presidiate anche le piazze in cui si prevedono situazioni di affollamento e possibili problemi per la sicurezza. Particolare attenzione e vigilanza, sottolinea la prefettura, sarà rivolta a prevenire situazioni di pericolo correlate all'abuso di alcol e anche ad eventi, come accaduto martedì sera, di aggressività ad opera di soggetti violenti. I dettagli del dispositivo di sicurezza, cui concorreranno forze dell'ordine e polizia municipale, sono stati messi a punto oggi nel tavolo tecnico convocato in questura. Noi saremo ovviamente con servizi rinforzati, come è sempre stato in piazza, nelle piazze, in centro storico, nelle zone più sensibili. Voglio ringraziare la prefettura, la questura, le forze dell'ordine tutte per l'attenzione che ci stanno mettendo. Episodi di vandalismo e o peggio di delinquenza come abbiamo visto a Prato, ma purtroppo come si stanno vedendo in tanti luoghi d'Italia, non saranno tollerati, ovviamente saranno puniti come saranno puniti quelli che li hanno commessi i martedì in occasione della semifinale. Ed in vista della finalissima degli europei di calcio 2020, il comune di Montemurlo ha deciso di installare un maxi schermo in piazza della Costituzione per dare l'opportunità ai montemurlesi di seguire insieme l'evento calcistico. L'appuntamento è per domenica 11 luglio alle ore 21. I posti in piazza della Costituzione sono seduti e distanziati e nel caso non sia possibile rispettare le distanze di sicurezza è obbligatorio l'uso della mascherina. A vigilare sul corretto svolgimento della serata ci saranno gli agenti della Polizia Municipale di Montemurlo e dei volontari della VAP di Montemurlo e del CISOM. È stato inoltre predisposto un punto sanitario con un'ambulanza della Croce d'Oro. Il sindaco Simone Calamai nelle prossime ore firmerà un'ordinanza che vieterà durante la serata della finalissima l'uso di botti o fuochi d'artificio, vietato anche introdurre bottiglie e bicchieri di vetro. Sarà il pratese Luigi Pagliuca il nuovo allenatore del Prato. Come anticipato dalla nostra testata, la società biancazzurra del nuovo corso Commini Reggiani ha deciso di puntare sul giovane ed emergente tecnico per la prossima stagione. Pagliuca, nato a Prato dopo aver vestito la maglia biancazzurra da giocatore, ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile laniero. In seguito ha allenato Viareggio e Ponsacco. Bene, il nostro telegiornale per oggi termina qui. Vi lasciamo al meteo a cura del Consorzio Lamma. Tutti voi una buona serata da Maddalena Ciambellotti e da tutto lo staff di TV Prato. Arrivederci.
Stop! Purtroppo questo non succede solo nei film. Ma se vuoi stare tranquillo, un modo c'è. Affidati a veri professionisti. Prato Allarmi, una sicurezza da Oscar. Abbiamo scelto gli uomini giusti, perché vogliamo che i nostri clienti si sentano protetti, ma anche sereni. Baby gotta head down. Baby gotta head down to the ground. Looking for a stranger, looking for a stranger to love. Prato Pol, professionisti della sicurezza, non guardie. Gelateria Zucchero, siamo ossessionati dalla qualità e ricerchiamo le migliori materie prime ovunque esse si trovino. Vi aspettiamo in via Carlo Marx 74 e in via Bologna 159 a Prato. Una buona serata a tutti dalla sala meteo del Consorzio Lamma. Iniziamo con il vedere la situazione a grande scala prevista per domani, per il fine settimana. Vediamo come su gran parte del Mediterraneo insiste un'area di alta pressione molto estesa. Le perturbazioni scorrono a latitudini più settentrionali, non interessano la nostra penisola. Andiamo a vedere il dettaglio per la giornata di domani. In mattinata un cielo sereno poco nuvoloso con venti deboli e mari tra poco mossi e localmente mossi. Nel pomeriggio poco cambia, ancora tempo soleggiato, qualche addensamento sulle zone appenniniche. Temperature domani nei valori massimi in aumento, con valori fino a 32-34 gradi in pianura nell'interno. Passiamo alla giornata di domenica. Ancora in mattinata un cielo poco nuvoloso, qualche addensamento sulle zone settentrionali, zone di pianura per nubi basse che lentamente nel corso della mattina si dissolveranno, venti occidentali e deboli, temperature minime domenica in lieve aumento. Passiamo invece al pomeriggio, quando splenderà il sole quasi ovunque, a parte qualche addensamento sul crinale appenninico. Temperature domenica senza variazioni di rilievo, sempre intorno ai 32-34 gradi. Bene, con questo direi che è tutto, vi auguro ancora una buona serata. Gelateria Zucchero, siamo ossessionati dalla qualità e ricerchiamo le migliori materie prime ovunque esse si trovino. Il nostro è un gelato naturale, di fresca maturazione, senza additivi e da sempre senza glutine, come i nostri dolci e il nostro yogurt. L'estate è alle porte, vi aspettiamo in via Carlo Marx 74 e in via Bologna 159 a Prato.